Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qua su MotoGP 22, oggi tredicesimo capitolo di Nine Season 2009. È strano in realtà perché io di solito pubblico per quanto riguarda la settimana, sempre prima la carriera e sempre dopo Nine Season 2009, ma questa volta ho deciso di fare questa differenza semplicemente perché non ho ancora pronto il casco per Misano nella carriera e di conseguenza non volevo fare il GP di Misano senza senza il casco speciale. Quindi ho deciso di temporeggiare, ma anche per un altro motivo, perché oggi, anche se non è Nine Season 2009, siamo proprio a Misano, tredicesimo capitolo, quindi sono prontissimo per andarlo a fare, per andarci a leggere descrizioni, ricompense, obiettivi, ma prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale, perché per un creatore di contenuti piccolo come me, anche un singolo iscritto può davvero fare la differenza. Davvero ragazzi, pochissime delle persone che guardano i miei video sono iscritte, vi lascio qua più o meno le statistiche, quindi se volete supportarmi gratuitamente potete appunto iscrivervi e comunque se il video non vi dovesse piacere potete sempre cambiare idea, quindi mi raccomando se vi va appunto iscrivetevi, vi invito anche a lasciare mi piace, sia perché mi date un feedback sul vostro gradimento di questi video e di questa serie in generale, sia perché mi date una mano con l'algoritmo di YouTube, perché YouTube tende a consigliare i video con più mi piace. Ultimo ma non meno importante, vi invito a seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati su quando escono video e live, e anche, non meno importante, per rimanere aggiornati su tutti i risultati del campionato online con le Moto2 che sto correndo in questo periodo. Detto questo, direi che possiamo andare a leggere la descrizione di questo episodio. Misano, 6 settembre 2009, Misano World Circuit, due episodi. Si chiama GP di San Marino, ma si disputa da sempre a Misano Adriatico, a soli 14 km da Tavuglia. Confermo, ci sono stato. Il paese natio di Valentino. Eppure ci ha vinto solo un GP nel 2008, quindi in teoria l'anno scorso, seguendo le logiche del gioco. La marea gialla si aspetta il bis. Partiamo subito con l'episodio 1, l'asino intelligente Valentino Rossi. Davanti in tutte le sessioni, compreso il warm up, Rossi è sorpreso al via dalle due Honda di Pedrosa ed Elias al secondo giro, pure da Lorenzo. Accontentarsi del quarto posto non è un'opzione. Gli obiettivi dell'episodio 1 sono quello principale, chiudere in prima posizione, opzionale raggiungere la seconda posizione entro il terzo giro di sfida. L'episodio 2 invece riguarda Jorge Lorenzo, mantieni vivo il tuo sogno. Dedicato a Jorge Lorenzo e dice: perdere contro Valentino sulla sua pista di casa ci sta, ma farsi precedere anche da Dani Pedrosa proprio no. Superato lo spavento per il contatto sfiorato alla prima curva, Lorenzo mette il connazionale sotto tiro. Obiettivi dell'episodio numero 2, chiudere in seconda posizione, mentre quello opzionale è staccare la terza posizione di almeno 5 secondi. Ragazzi, ci godiamo i filmati e poi ci vediamo direttamente in pista. Valentino Rossi è un somaro. L'opinione del campione del mondo sui suoi errori a Indianapolis ha dato a sé e al suo amico, il designer Aldo Drudi, un'idea. After the race I call Aldo and they say we lose the 25 points but we find the right idea for Misano. C'è un solo risultato che i tifosi italiani possono accettare. Il loro eroe dovrà conquistarlo. I hope to make a better start. And try to go in front, but unfortunately Dani overtake me and also Tony at the first corner. And Jorge also at the end of the first lap. So I was fourth and I was a little bit in trouble with a lot of fuel, not confident at 100%. So I decided to take my rhythm, to put the right temperature on the tires and start to push. Andare così, non c'è altro modo. Sei in Italia sul tracciato di casa e ci sono tre spagnoli davanti a te. Tu li supererai, vincerai questa gara. Puoi contarci, narratore, puoi contarci senza dubbi, però magari non saltiamo addosso a Lorenzo. Abbiamo quattro giri di tempo e noto che non abbiamo l'engine brake. Qua taglietto subito perché ho sbagliato, chiedo scusa ragazzi, chiedo scusa. Non abbiamo l'engine brake perché mi sa che sono ancora elettronica reale dopo essermi allenato con le Moto2. Quindi fantastico. Qua passiamo a Lorenzo che tra l'altro sta per farci cadere. E che, mi sembra che Valentino abbia uno stile un po' diverso dal solito, possibile? Non lo so, vabbè. In ogni caso cerchiamo subito di passare Tony e Elias, anche se in realtà potenzialmente avremo un po' più di tempo. Quanto è bello il circuito di Misano comunque ragazzi, davvero. Vi invito se non l'avete fatto a vedervi il vlog che ho fatto quando sono andato a vedere la Superbike. Ve lo lascio magari nelle schede o in descrizione, ecco comunque.
in uno di questi due posti. Quindi davvero ragazzi, se vi va andatevelo a vedere, perché fidatevi, merita davvero tanto. Ero proprio, ecco, in questa curva qua, qua a sinistra, tribuna C. E niente ragazzi, comunque siamo pronti, in realtà lo eravamo anche prima, che brutta roba, per andare a cercare di prendere Tony Elias. È appena passato il primo giro, io ho fatto un po' di errori da somaro proprio, quindi rimaniamo in tema col casco di Valentino. Però ragazzi, oddio, senza engine brake mi sto trovando davvero tanto in difficoltà. Ovviamente ragazzi, lascio scorrere Elias qua, non vado a recuperarli perché, cioè, sarebbe oggettivamente ingiusto che io tagliando gli recuperassi tutto. Sono abituato all'engine brake, quindi ad avere più potenza frenante in staccata. E quindi sto sbagliando tutti i punti di frenata, ma tranquilli ragazzi che adesso torno un attimino. Era anche un po' che non guidavo qua su un Dancy 2009, quindi un po' di allenamento. Adesso ritorniamo sotto, inizio già a padroneggiare meglio la staccata, quindi era un primo giro di riscaldamento, ecco. E qua siamo pronti, potrei già provare a infilare Elias, vediamo. Sì, ci potrei, ma lui ha chiuso la traiettoria e non ci sono riuscito. Ci potrei provare, volevo dire. Lui però lì ha chiuso la traiettoria e io non sono riuscito. Però adesso giù in carena. Qua non penso di riuscire a passare lì a sal curvone, no, infatti no. Però in staccata potrei. Ok, qua non ce l'ho fatta, ma qua sì, al carro, contatto. Contatto dovuto all'alzamento di posteriore che ho avuto. Mi si è proprio alzata tantissimo la moto, si è visto, quindi non devo giustificare. Ovviamente ho perso un po' di potenza frenante e di conseguenza ho perso tutto l'aiuto del posteriore. E di conseguenza lì ho fatto un po' un lungo. Adesso qua non devo risbagliare la curva. Non la risbaglio infatti. E però Elias, cavolo, frena forte. Fuori di nuovo, avvertimento. Stiamo facendo un pochino più fatica del solito, devo dire, ma adesso piano piano non devo distrarmi e prendere Pedrosa. Ragazzi, cominciamo un attimino a velocizzare perché almeno magari riesco a prendere Dani. Eccoci, guardate, ho fatto un giro stando zitto, guardate che robetta. Il tempo di scaldarmi, ragazzi, le ho fatto da matti. Attenzione qua, come al solito Pedrosa non lo voglio provare e non penso che ci sia riuscito al curvone, però magari in uscita qua, staccatona. Spostiamo Pedrosa, andiamo in visibilio, sento proprio le urla, i tifosi italiani. Allora io direi ragazzi che per celebrare chiudiamo con un fantastico full immersion lap, con che F strano l'ho detto, all'ultimo giro. Ultima curva, siamo vittoriosi signori, siamo vittoriosi in questo primo episodio, lo concludiamo soddisfando tutti e due gli obiettivi, molto bene così, ma adesso c'è il secondo episodio con Argo Lorenzo. Eccoci qui pronti per il secondo episodio. Nessuno può battere Rossi questo weekend, e lo sai, è il suo giorno, ma non è il suo campionato, non ancora.
Sorpassa Pedrosa, prendi il secondo posto. Questi sono punti preziosi. Tieni aperto il campionato. Ci hanno dato 5 giri per passare un pilota e l'ho già passato. Davvero, 5 giri per passarne uno che poi era comunque già molto vicino. Mi sembra un'esagerazione, soprattutto considerando che prima ce ne ha dati 4. Capitemi, posso anche capire che prima ce ne dà 4 di giri, che erano abbastanza giusti, eh. Anzi, io ne avrei dati 5 prima e 4 ora. Però, ok che magari è dedicata anche questa modalità a gente che ci mette un pochino di posto superare perché gioca di meno a MotoGP rispetto a quanto giochi io, e io non sono neanche troppo forte, però va bene. Però, qua, cioè, 5 giri per passare una persona e dare in mezzo secondo, io ne ho già passate 2, mi sembra un po' così. Non è questione di difficoltà, perché io adesso la difficoltà l'ho, come avevo detto, quella della carriera, o comunque giù di lì, adesso non mi ricordo di preciso, forse qualche punto in meno, ma più o meno la difficoltà è quella. Però l'ho passata agevolmente, attenzione qua Valentino. E secondo me se mettessi 120%, magari sì, andrei un pochino più veloce, cioè andrebbero un pochino più veloci, fare un pochino più fatica. Però comunque rimangono tanti 5 giri, magari 4 adesso e 5 prima, tollerabile, accettabile, ci sta, diciamo, dai, su, ci può stare. Ma 4 prima e 5 adesso per passare una persona, no, non ci sta. Io poi avevo intenzione di fare una recensione finale di tutta la modalità appena la finiremo, e penso che in questo periodo aumenterò un pochino la quantità di video che ci faccio su questa modalità, perché voglio finirla il più presto possibile per poi poterne cominciare un'altra. E in poche parole, in questa recensione finale sicuramente parlerò anche di queste cose delle lunghezze di giri. Noi abbiamo dato già un secondo a Rossi e siamo all'inizio del terzo giro, quasi fine del secondo. Abbiamo 3, 4, 5, abbiamo 3 giri, terzo, quarto e quinto. Quindi ecco, cioè potete capire, sicuramente direi proprio che ora facciamo subito partire un bel full immersion lap, che poi facciamo durare anche nel quinto giro, e poi ci vediamo direttamente alla fine. Ed eccoci qua, stiamo andando a concludere anche questo ultimo giro e quindi anche questo secondo episodio del 13° capitolo di Misano. Prima purtroppo ho sbagliato, nel senso che ho fatto male i conti, mi ero dimenticato dell'esistenza del quarto giro, o meglio pensavo fossimo nel quarto giro, e quindi dico vabbè, inizio a metà quarto giro e finisco a metà quinto giro il full immersion lap. Poi mi sono ricordato che in realtà c'era il terzo giro di mezzo e quindi ho skippato il terzo giro, ho registrato tutto il quarto ed eccoci qua a fine del quinto. E ragazzi, è stato il miglior capitolo di Nine Seasons 2009, sia perché è abbastanza corto, sia perché è Misano, sia perché in generale è bello. Però a parte gli scherzi, essendo oggettivi, la durata dei giri non mi è piaciuta, ma sempre meglio di alcune cose tipo il Sachsenring, quanto ho odiato quel capitolo. Io ho ancora gli incubi. Comunque, siamo finiti. È finito. Io
Niente, posso salutarvi, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare mi piace e seguirmi su Instagram per i motivi detti all'inizio del video. E noi ci vediamo in un altro episodio di Nancy 2009 della carriera, oppure in un altro video in generale. E niente, ciao a tutti, quanta bella mi sano.